Ciao ragazze e bentornate sul canale. Oggi vi mostro come ho realizzato questo make up che si concentra maggiormente sugli occhi. Infatti non ho applicato l'eyeliner proprio per far risaltare il colore di questi ombretti e proveremo anche insieme un prodotto che ho acquistato recentemente, ma potrete scoprirlo solo continuando a guardare. Se non siete ancora iscritti al mio canale, male, fatelo, perché ogni settimana pubblico un nuovo video e vi lascio anche nell'info box il link diretto al mio profilo Instagram. Siete interessati alla realizzazione di questo make up, continuate a guardare il video. Allora ragazzi, ho già realizzato la base. Sotto gli occhi ho ancora un po' di cipria che andrò a rimuovere dopo aver concluso il make up. Ho utilizzato come fondotinta questo della Puro Bio, il fondotinta sublime, che onestamente non vedo l'ora si finisca perché non mi sono trovata benissimo. È adatto per le pelli miste o grasse, però risulta essere un po' pesante sul mio viso, quindi prima di comprarne un altro ho deciso di terminare prima questo. Andrò a realizzare anche le sopracciglia, che di solito non vedete mai farmi, ma davvero non faccio nulla di particolare. Utilizzo semplicemente un ombretto da questa palette della Kiko che mi avete già visto più volte. Utilizzo questo colore che è il marroncino un po' più scuro, ma non è il più scuro della palette. Comunque non mi sono svegliata con un colore di occhi diverso, ho delle lentine verdi. Poi con uno scovolino di questo tipo, potete utilizzare anche quello simil mascara, le vado a pettinare in modo tale anche da sfumare un po' il colore che ho applicato in questo modo. Potete benissimo fare questo procedimento, che è del tutto semplice, e poi magari andarle a fissare con un prodotto bene, adatto. Sopracciglia concluse. Ho dimenticato di presentarvi un amico che è con me oggi a fare il video, è lui. È impossibile coprirlo perché si vedrà sempre, anche con un quintale di correttore sopra, quindi è bene anche fare le giuste presentazioni. Allora, adesso vado a realizzare il make up occhi. In realtà non so neanche quali colori utilizzare, ma ok, penso di provare questa palettina della Nabla che ho comunque composto io e ha questi colori, che sono colori tendenzialmente caldi, e mi aiuterò anche con la palette della Mulac che ha altrettanti colori caldi, cioè questa, per qualche colore di transizione. Quindi inizio andando a sfumare nella piega Puddle, che è questo, e Yummy, che è quel marroncino un po' più caldo. Utilizzo questo pennellino della Essence abbastanza ampio. Ho avuto questa brillante idea di comprarmi delle lenti colorate, ma penso di non farlo mai più perché non riesco a vedere bene come delle lenti normali. Io utilizzo sempre lenti a contatto perché comunque sono miope, ma non ho mai avuto problemi con queste lenti. Invece, poiché la pupilla è comunque prestampata, cioè c'è un foro sulla lente, è difficile che la tua pupilla sia della stessa forma di quella della lente colorata, quindi comunque c'è un po' di difficoltà nell'indossarle. Vedo che comunque si muove, mi sento l'occhio strano, però comunque ce le ho e le metto ogni tanto. Vado a sfumare un altro po' la piega e poi passo a realizzare un Hello Smoky, che comunque è il make up che sto preferendo nell'ultimo periodo, perché non so, mi piace molto di più rispetto al classico make up che ha la parte dell'angolo esterno più scura e quella dell'angolo interno più chiara. Mi piace molto andare ad equilibrare angolo interno e angolo esterno.
questo colore, questo mix di colori, tra l'altro io lo adoro, cioè mi piace un sacco. Adesso da questa palettina della Nabla vado a prendere questo colore qui che si chiama Fahrenheit, spero di averlo pronunciato nel modo migliore. Prendo questo pennello e vado a metterlo nell'angolo esterno e nell'angolo interno. Inizialmente lo vado ad applicare senza utilizzare una precisione esagerata, perché andrò poi a sfumare con un pennello più ampio, quindi giusto do il colore base, così ne aggiungo un altro po'. Credo proprio che in video si vedano i miei occhi, non so, storti, in realtà non sono così, sono le lenti che si muovono e io sento che si stanno muovendo. In realtà le avevo acquistate in occasione di Halloween, però ce le ho, quindi le continuerò ad utilizzare a volte e penso di vedermi meglio con queste lenti e truccata piuttosto che senza trucco, perché sento che manca qualcosa, non mi sento i miei occhi. Ora vado anche nell'angolo interno. Questo colore è bellissimo. Ok, ora vado a sfumare con il pennello di prima, con questo, per evitare comunque dei bordi eccessivamente definiti, così. Ora nell'angolo esterno voglio andare ad intensificarlo ulteriormente, quindi utilizzo sempre dalla palette della Mulac il marroncino più scuro, cioè l'unico marroncino. Questi colori sono troppo belli, troppo troppo belli. Ciò che noto è che hanno davvero una sfumabilità estrema. Puoi anche mettere una dose eccessiva di ombretto, ma si riuscirà sempre a sfumare, davvero sono stupendi. Ho visto che la Nabla è uscita con una nuova palette, la Dreamy Eyeshadow Palette, è davvero fantastica, c'è una scelta di colori stupenda in quella palette e ho sentito molte dire che non è qualcosa di nuovo rispetto ad altre palette già uscite. Sì, ok, ma c'è un mix di colori all'interno di quella palette favoloso, infatti penso di regalarmela per Natale, perché ho una fissa per le palette, sono diventata proprio fissata. Vado ad aggiungere un altro po' di marrone perché non sono ancora soddisfatta. Prendo un pennello di questo tipo e con il bianco vado a schiarire un po' la parte sottostante le sopracciglia e il lungo soprattutto, c'è una differenza abissale. Questo bianco di questa palette è super visibile. Ora vorrei applicare al centro della palpebra Cleo di Nabla. Provo ad applicarlo prima con le dita, se non sono soddisfatta andrò a bagnare il pennello. Ragazze, cioè, è qualcosa di troppo 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 bello questo colore. Davvero, è fantastico, non ci sono parole, ma lo vado ad applicare anche bagnando il pennello. Io ho sempre un po' d'acqua in questo recipiente perché l'acqua mi serve per bagnare la beauty blender, per bagnare i pennelli, insomma è sempre utile, quindi ora vado a bagnarlo e ad applicarlo. È oro puro,
Questo trucco mi sembra un trucco natalizio, ma può anche darsi che lo sarà. È fantastico. È davvero bellissimo. Sono innamorata, cioè mi cospargerei questo ombretto ovunque, ovunque. Nell'angolo interno sono indecisa se utilizzare questo più chiaro della palettina della Mulac o se andare ad applicare sempre questo, oppure, altra scelta, utilizzare questo illuminante della Makeup Revolution che ho acquistato pochi giorni fa, questo, che ha delle perlescenze molto dorate, potrei provarlo ad applicare all'angolo interno dell'occhio. Ho acquistato questo illuminante che si chiama Vivid Baked Highlighter, è grandissimo, vanno all'interno 7,5 grammi di prodotto, ne ho sentito parlare bene, però la grana di questo illuminante non mi entusiasma tanto, lo sento un po' troppo duro, però provo ad applicarlo nell'angolo interno. Io non lo vedo. Non vedo che sia tutto questo, insomma, questa luce, sinceramente. Cioè, io l'ho acquistato per il viso, lo andremo a provare anche sul viso, ma qui non mi entusiasma molto, devo essere sincera, mi aspettavo una cosa un po' più boom. Cioè si vede, per carità, ma ne ho sentito parlare davvero bene, mi aspettavo qualcosa di più. Ora vado nell'angolo, cioè nella parte sottostante l'occhio e applico più o meno gli stessi colori. Vorrei mettere nella parte centrale Cleo, nella parte laterale vorrei applicare sempre gli stessi colori applicati sopra, quindi parto con la palette della Mulac e prendo solo Yummy. E ora vado a mettere quello più scuro. E poi con Cleo vado proprio nella zona centrale. Come mascara vado ad utilizzare il Better Than Sex, però prima piego le ciglia. Momento serietà. Ok. Io ho delle ciglia sfigate, ecco, premettiamo questo, quindi se non le vado neanche a piegare, davvero non ne parliamo. Allora, questo mascara, cosa ne penso? Lo scovolino è questo, vabbè, ve l'ho già fatto vedere nel video. Se non sbaglio era il primo video di presentazione e ha una formulazione un po' secca. Per quanto mi riguarda preferisco quelli un po' più liquidi. Quindi sì, dà del volume, sì, quello che è, però lo hanno decantato tantissimo. Lo decantano tantissimo e mi aspettavo qualcosa di più. Io immagino che voi vediate i miei occhi fuori da me, cioè nella telecamera, in realtà. Cioè, so che questa è l'impressione, ma è colpa delle mie lenti a contatto. Quindi, perdonatemi, ritornerò con i miei occhi. Bene, ragazze, ho concluso con l'altro occhio e ora vado a applicare questo matte finish, cioè lo spray fissante effetto matte della NYX. Sì, ok, ora sono completamente bagnata
come rossetto credo che è quello un po' più neutro, perché non riesco a trovare un rossetto che possa essere adatto a questo make up, quindi forse vado ad applicare i My Birthday Sweet della Mulac, forse è quello un po' più neutro insomma, ma prima vado a provare l'illuminante anche sul viso, vediamo un po' se insomma è così bello come magari lo è anche sugli occhi. Allora, non so se applicarlo con un pennello oppure con le mani. Vado con le mani, insomma. Io lo sento troppo pesante, e, come grana intendo, ed è anche troppo bianco, non lo so. Proviamo. Sicuramente è bello luminoso. Questo è l'effetto. Certo, sicuramente avendo comunque una base dorata, su questo make up va molto bene. Lo applico sul naso. Mi piace un sacco a me applicare l'illuminante sul naso. Sull'arco di Cupido. Cioè, è un colore molto molto bello. Io non sono soddisfatta a livello di texture, insomma. Però ha comunque una visibilità abbastanza pronunciata, non si può dire che non si noti, quindi forse devo ricredermi, forse è un bel illuminante. Sì, penso proprio di sì. Lo comunque continuerò a testare per capire se... Beh sì, è bello insomma. Ora vado ad applicare come blush il mio solito blush della Pupa, il Like a Doll, di questo colore abbastanza neutro e non è così scuro come sembra in video. Lo applico appositamente dopo l'illuminante in modo tale che si possa fondere bene con l'illuminante, appunto. Ora vado ad applicare il rossetto. Bene ragazzi, il make up è completato, ho applicato quindi come rossetto liquido il My Birthday Sweet della Mulac, perché credo sia quello più neutro che ho nella mia make up collection e quello che più si addiceva a questo make up. Ho voluto concentrarmi maggiormente sugli occhi, che comunque sono abbastanza intensi, e sull'illuminante, che devo dire mi piace. Sbocciandolo mi è sembrato con una grana un po' troppo pesante, in realtà è davvero molto bello, o comunque l'effetto che dà sul viso è bello. Il mio naso sembra una lampadina, quindi che dire, approvato. E noi ci vediamo al prossimo video, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.